Le note dell'ex Caserta Shane Foster ci introducono allo Shit of the Draft. Vai Shane. I can't wait to play. Puntata finale dello Shit of the Draft che parte col botto. Saer Sene scelto alla 10 nel draft del 2006 da Seattle Supersonics. Cosa da dire su di lui? Una infinita pippa. Ah, ma non era stato scelto per le sue grandi cose difensive? Sì, infatti, guardate il punteggio di Denver in questa schiacciata in faccia, perché chi non è stato posterizzato da J.R. Smith, per carità? Io. Anch'io. Per dirne due, però. Però, 168 punti subiti, eh. Peccato perché nell'altra metà campo viaggiava bene pure in Belgio. 5 punti di media a partita in Belgio. Però è scelto. Segna di più di Jane Benga. Senti, passiamo alla 9 e salutiamo una delle 10 più belle della storia dell'NBA, penso. Sì. Alla 9 troviamo Patrick O'Brien. Sì, detto Lasagnone, perché praticamente era il lungo che il centro che doveva far rinascere i Warriors, capito? Sì, doveva. Cioè, tra l'altro, nell'anno che ripresero Don Nelson, noto amante dei lunghi, sì, soprattutto sì, quelli lenti, così, che con molta voglia di lavorare. Comunque qua siamo in Cina, dove lui domina. Sì, finalmente una persona normale in Cina, dopo aver visto Bonzi Wells, Segreti che è arrivato, ha dato una gomitata alla prima, J.R. Smith, Chris Sanders, l'ho visto, sì, questo, sì. Ma sta finalmente una persona normale. Ma la domanda che ci poniamo tutti è: perché Patrick O'Brien ha fallito in NBA? Perché come lui ha ammesso candidamente, non gli andate a fare un cazzo, capito? Un po' stile Duccio a Boris. Proprio, sì sì. Cosa ha detto? I tend to not work really hard. Not work very hard. Very hard. Complimenti. Bravo. Patrick, passiamo alla 8, va? C'è un vero idolo, Joe Alexander, che tra l'altro stiamo vedendo in queste ultimamente sui nostri schermi, perché sui schermi di Sky a Sassari. Ah, bell'acquisto da parte di Sassari. Sì, è partito con un 21 punti e 10 rimbalzi contro Cremona, all'esordio, dai. Si narra che quando fu draftato Gallinari i tifosi preferissero lui. Lo fischiassero, i tifosi del mezzo, i competentissimi tifosi del mezzo non lo fischiassero. Ma chi non hanno mai fischiato nella loro scelta draft? Comunque, no, se ti applaudo non devi impanicarti, perché ovviamente sarà una scelta del cacchio. Sì, assolutamente. Infatti, sì, che siano di buon auspicio per Porzingis, insomma. Sì, se sì, vedete che cazzeggiamo sul resto è perché di lui il giocatore non è che ci sia molto da dire, anche se poi alla fine in Europa, dai, qualcosa lo fa. Sì, sì. Scorso pure a Maccabi. Dai, diciamo che era un giocatore europeo, non era un giocatore, non era materiale da NBA. Grandissime doti atletiche, grandissima simpatia, reale, nel senso che poi vedrete, insomma, i suoi video per candidarsi alla gara delle schiacciate del 2009. L'ha vinta, no? Ah, no. Molto carini, però, insomma, come dire, robetta. Poi definì la franchigia che lo scelsero, i Milwaukee Bucks, come una franchigia di seghe. Basta, lo traduciamo come seghe, usiamo questo francesismo. Okay, insomma, sì, dai, vabbè, molto simpatico ma non troppo, lo definiamo così. Beh, soprattutto se devi giocare insieme al Fuji, insomma. Assolutamente. Va, passiamo alla 7, che è meglio. I'm gonna bring the best dunks you've seen. I'm gonna bring the best dunks of the year, trust me. William, look at this, folks. Oh boy, Zhongguo Qingnianmenshu NBA.com. Fans, go to NBA.com and vote. Dove troviamo Chris Mim, scelto dai Cleveland Cavaliers nel draft del 2000. Beh, bella scelta da parte loro, questo lungo molto tecnico. Sì, 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 molto moscio anche. Ma non in allenamento, perché comunque, diciamo, dove faceva, era l'unico posto dove faceva sentire la sua voce. Sì, solo quella. Litigando con i compagni, tra l'altro. Il medico di Jim Benga nominato prima, perché non, sì, facciamo nulla a caso. No. Notate un clamoroso Sasha Vujačić nelle vesti di Pacere, tra l'altro. Sì. Ma perché abbiamo scelto Chris Mim, Zanza? Quali sono le sue doti tecniche? Allora, innanzitutto era un preferito di Kobe Bryant, perché lui fu il centro scelto dai Lakers per sostituire Shaquille O'Neal, anche perché come caratteristiche, come vedete, è uguale, no? Sì, sì, fisicamente. Lo stesso tipo di dominio sotto canestro. E Kobe Bryant di lui dichiarò, ma
Ovvio che io tiravo nel 2005-2006 45 volte a partita. Chi la dovevo passare? A Chris Mim? Questo dichiarò. E in difesa dava il suo contributo così, prendendo schiacciate da chiunque. Da chiunque. Tant'è vero che su YouTube gira questo video che è Dunking on Chris Mim. Cioè schiacciare in faccia su Chris Mim. Che era diventato un po' l'usanza di chiunque giocasse contro i Lakers. Addirittura Chris Webber ai tempi di Philadelphia. Cioè un giocatore fortissimo, delle enormi doti atletiche, ma un pochettino appassito nei tempi di Philadelphia. Lui è riuscito a schiacciare, l'unica schiacciata in faccia che è riuscito a fare in quegli anni. Bene, passiamo avanti alla prossima. Lo troviamo Ijan Lian, scelto alla 6 dai Milwaukee Bucks nel 2007. Scelta tra l'altro che ebbe delle ripercussioni politiche, perché sembrò che lui non volesse andare a Milwaukee. Ci furono varie discussioni per lunghi mesi. Bel cartellino cinesi come al solito, Ma lasciamo parlare chi ha più competenza di noi per descriverlo meglio. Quindi chiunque, fondamentalmente. Sì, in questo caso molta di più, direi. Va? Questo, Jilin Yang sul terreno di gioco, ecco perché ci sono le scritte cinesi, perché sperano di vederlo almeno per un minuto e li ha accontentati Carlisle. Jilin Yang imbarazzò la Lega, intesa come NBA anni fa, rischiando di andare allo Star Game al posto di Nowitzki e Garnett, grazie ai voti che arrivavano dall'ex celeste impero. Fu necessario difendersi. Scudare dai voti del celeste impero. Scudare. Ma passiamo alla numero 5, dove troviamo Nikos Skidishvili, la sensazione georgiana proprio. Wow, the Georgian sensation. Vediamo tutte le sue immagini nelle Summer League NBA, perché lui era fortissimo a luglio e non quando si giocava seriamente. Forse il problema di acclimatarsi al clima americano? Forse può essere, forse il problema è che in realtà non l'avesse mai dimostrato. Cioè, ha dei grandissimi lampi, però poi è andato via un po' alto. Forse si aspettavano qualcosa di meglio. Ma 5 da Denver, è vero. Sì, doveva essere il nuovo Dirk Nowitzki. Non è stato così. Sì, però possiamo dire almeno una cosa: è andata male la sua carriera NBA, ma nella vita è un uomo felice. Tu puoi dire altrettanto, Ottavio. Tu puoi dire di essere felice. Guardate le sposato. Tipiche tradizioni georgiane. La più umano più vero, no? Insomma, che... un po' a quelle come dire, melodie stile Runca su Sitki, per chi ha conosciuto Elio, insomma. Per chi conosce Elio le storie tese. Guarda, queste sono le tipiche. Stiamo vedendo questi filmati, sono le tipiche tradizioni di un matrimonio in Georgia. A quanto pare la sposa viene iniziata a fare canestro e poi si va a giocare una partita in cui si festeggia. E questi sono tutti gli invitati al matrimonio. Sì, assolutamente sì. Cioè, uno stato. Voi pensate che tutto è magia casuale, è tutta una coreografia studiata. Ma tu pensa quando l'Italia è andata a farsi la tournée in Georgia, in che paese meraviglioso era, no? Figa e balli. Passiamo alla 4, va? Numero 4, dove troviamo Tyrus Thomas, scelto da Chicago nel draft del 2006 al numero 4, dopo essere stato in precedente scambiato con la Marcus, con la scelta che poi divenne la Marcus Aldridge di Portland. Una scelta lungimirante da parte di Chicago, soprattutto che Chicago cercava attaccanti dal post basso, quindi fondamentale, in cui la Marcus è scarsissima, direi. Sì, mentre Thomas, Thomas qui vediamo essere leggermente umiliato sotto canestro, cosa che non capitava spesso. E poi da chi? Da Stromile Swift, vabbè, cioè, mio idolo personale, però Thomas ha partecipato pure alla gara di schiacciate, ma lasciamo parlare tranquillo e buffa di questo episodio. 5 anni di questa lega, va su, abbastanza su, vola sopra Ben Gordon, se la prende non so esattamente con chi o con cosa, ecco, ha fatto anche il danno, ecco. Tanto per chiudere ha distrutto la rete. E adesso bisogna passare all'altro canestro, ma rallentando. Non so perché se hanno pensato di farlo a quello ci sarà dietro un certo ragionamento, quindi forse devono rimettere a posto la retina, come alla finale di Coppa Italia. Tutto questo per neanche un 10. Rimane una gran schiacciata, eh? Favolosa. Nessuno aveva mai rotto la retina. Si è appoggiato tirandola verso il basso. Ma veramente Totò Tritolo col 24. È una sciagura semovente. Sciagura. Ecco, il problema è che a Las Vegas è un po' più presto rispetto alle nostre 5-10. Ci manca anche la retina. 43 la seconda, 80 potrebbe e dovrebbe essere pochino, ma mai dire mai. I due migliori del primo turno accedono alla finale. Qui vedete Jameer Nelson che è lì per dare una mano al suo compagno Dwight Howard, e Tyrus Thomas è tutto felice di aver rotto la retina, come purtroppo pensavo io,
bisogna cambiare questa, non si può andare dall'altra parte. Perché chissà cosa c'era di là che non andava bene. Potrebbe succedere qualcosa di terribile. Tenete presente che l'NBA vuole ridurre la componente di casualità come nessun'altra lega al mondo, e quindi probabilmente andare dall'altra parte comportava rischi inusitati. Peraltro, se nessuno ha mai rotto una retina in una gara delle schiacciate, ci deve essere un motivo. Non l'aveva neanche in mano ed è riuscito poi a rompere la retina. È un capolavoro. Intanto bisognava far sfollare la barbaglia. 400 E passiamo alla 3. Che troviamo, Zanza, la 3? Troviamo l'idolo di un nostro grandissimo amico e grandissimo scrittore, Valerio Coletta, ossia Adam Morrison da Gonzaga, che purtroppo... Qua ricordiamo in un bel momento, guarda sì, come sarà gioisce. Contento Adam e Valerio Coletta di vedere queste immagini. Sappiate che ha saputo reagire in uno spot promo di NBA Live del 2006 in cui spiegava le motivazioni del suo pianto? Ricordate sempre, non importa quanto sia dolorosa la botta che subisci, ma in America l'importante è come reagisci e farci un gioco sopra. Ah, soprattutto il gioco sopra. Farci un gioco sopra. Beh, comunque, cosa possiamo dire di Morrison, oltre che ha avuto una carriera aberrante? Non lo so. Questo è quello che ti credo. Giuro, mi cogli impreparato. Adesso so che è finito, ha fatto anche una passata alla Stella Rossa Belgrado, è diventato altro un idolo del... Saranno un po' i tuoi modi di fare. Sì. A Belgrado, dopo tutto, dove piace la simpatia, no? Che di cui Adam Morrison era sempre ricco. Sì, sì, beh, noti i serbi per essere proprio dei simpaticoni. Sì, sì. Soprattutto l'abbiamo visto nelle interviste durante l'annata nei Lakers 2009-2010. Sì, straordinario, sì, sì, Morrison. Sì. Uomo spogliatoio. Sono più ai Lakers che ai Bobcats. Ai Bobcats, cosa è successo, Zanza? Ma allora, dovremmo chiederlo a Jared Dudley, il suo compagno di squadra, che. L'ha indicato come il giocatore più disgustoso con cui abbia condiviso lo spogliatoio? E l'hanno, dice di averlo letteralmente trasportato dentro una doccia. Però, bel tipo Adam Morrison ad avere il spogliatoio, eh? Forse questa caratteristica in Serbia è piaciuta di più. Evidentemente. Passiamo avanti, va. Alla 2, dopo tantissime peripezie per scegliere, abbiamo scelto Darko Milicic. Questo video ci ha convinto. Sì, io direi che questo è il video in cui lui esulta quando gli abbiamo, l'abbiamo annunciato che è la nomination per poter essere la seconda peggior scelta di sempre. Sì, ricordiamo che era in bilico con un altro grandissimo nome, che è una Shinta Beat, scelto alla 2 da Memphis nel 2009, che sarebbe stato nel nostro shoot of the draft se fosse stato scelto in qualsiasi altra posizione del draft. Probabilmente avrebbe avuto una nomination anche lui, ma purtroppo così non è stato. Vediamo la moderazione. Perché Darko Milicic è fondamentalmente un personaggio, esattamente, che incarna lo shoot of the draft proprio. Tutto proprio, in tutto. Scelto alla 2 nel draft del 2003, che considerato quasi unanimemente uno dei migliori draft della storia, e allora hanno scelto lui. Guarda cosa sta facendo! E la cosa che fa più ridere è che, tra l'altro, Detroit vinse comunque il titolo l'anno che lo scelse. Sì, sì, nonostante gli insulti li avevano già da ottobre. Sta facendo bere i tatuaggi che ha sulla pancia, sì, che tra l'altro sono... Vuoi dire di chi sono? Ma diciamo che sono i due leader cetnici, un piccolo movimento di estrema destra conservatrice che durante la seconda guerra mondiale si auspicava il ritorno del re in Serbia, Zanza. Sì, infatti vedevo delle mani che sembravano molto tese. Ma no, lascia perdere, ogni tanto c'è un tre che spunta, però lasciamo perdere. Guardiamo anche i motivi cestistici che hanno portato alla nomination. Per esempio, tu ce l'hai un lungo che ti fa una contesa così? Cioè, la contesa in cui ti fa autocanestro. Penso che non sia mai successo neanche nel CSI. Il che è notevole. Un lungo che ti blocca così, no? Mi sembra che sono arrivati due punti, o sbaglio? Minnesota, guarda, l'apprezzavano molto. Con un'altra grandissima scelta numero 2 al draft, Michael Beasley, un altro che meriterebbe un capitolo a parte. Assolutamente. Per fortuna o per sfortuna, dipende dai gusti. Dai punti di vista. Milicic alla fine ha fatto altro, oltre il basket. Sì, sì, kickboxing serba, che tra l'altro ha delle regole tutte sue, diciamo, tutte... Vediamo la sobrietà del suo fisico, quella pancetta da arco. E con i tatuaggi che abbiamo visto prima, fondamentalmente, sì, sempre sì. Quelli. Ma pensate che questa sia una scena, ma non è wrestling, si menano davvero, come vi faremo vedere. Kickboxing, e qua si sono massacrati di botte. Possiamo vedere qui la sobrietà. Sì, sì, anche se è una mossa di Milicic, c'è il piede puzzolente proprio che va là e lo appoggia. Posso dire che tecnicamente è scarsissimo, e penso che se non fosse celebre non avrebbe mai potuto giocare. Lo so. Combattere. Scusami, è un francesismo il mio. Che dire? Ma molto gli italiani, tra l'altro, Milicic, soprattutto gli arbitri. Io qua sarei in silenzio, lasciamo i sottotitoli in inglese, perché le cose che dice sono un po' pesanti e non vorrei rischiare censure. Sì, sì, sì.
e poi passeremo alla storica 1. Viš to, tri govnara najveća, ove dve pičketine, pičketine od sudija su nas pokrile, eto šta je bilo. Ova pičketina, ove tri govnara, a misle su neki kurac. Doći ću, bar jebaću i mater u pičku, svoj trojici, eto to ću poruči samo. Pičketine sve tri, jebem li mu ja mamu nabeđenu na italijansku pičku, brate. Eto to ću kažem samo. Jarko, malo se smiri, pa utisci u takmici. Ma govnar, bre, popušni mi kurac, malo je, to napišite, brate. Sva trojica, jedan i drugi i treći, bolje kurac kosu. Eto, to ću kažem. Dobro ste se šibali. Da ste šibali pičketina, jedna ne sudi ništa, ustro se jebaću mu kevicu, malo ja usta, bre. Ako ima čerku i čerku ću da mu kada. Eto. Imali smo vraća, vraća, bre, vero, viš, borimo se tu, umra se čovječe. Na infuziju sad, razumeš, oni vas pokradu tu kogona, bre. Eto. Alla numero uno, no, vabbè Zanza, perché dobbiamo sparare sulla Croce Rossa? E beh, anche perché è il motivo per cui abbiamo fatto questo programma, quindi, se non altro per quello. Comi bravo, vabbè, Comi! La scelta più scontata, diciamo, dell'uscita of the draft. Sì, assolutamente sì, la più mentre facile. Sulla 2 ci poteva essere la suspense, sulla 1 non poteva che essere lui, insomma. Ma per forza, che anche se, posso dire una cosa? Vai. Andrea ti sei salvato, che guarda questo, giusto non per... rompere le palle a Andrea Barniani, dai, non rompere troppo le palle. Comunque, mentre stiamo scorrendo delle immagini di una storica partita di Lakers in cui riuscirà a sbagliare una cosa come 4 o 5 liberi dal disegno. Sì, una delle sue ultime avventure in NBA, perché ricordiamo la sua... Lui fu scelto alla 1 nel draft del 2001 da Washington, sì. Con Jordan presidente, e diciamo Jordan meglio da giocatore che da presidente, sì. Dicendogli a un provino, tranquillo Mike, sono io il tuo uomo, tipo. Sì. Fidati, solo io il tuo. Tra l'altro, ricordiamo che poco dopo Jordan tornò a giocare, vestì la maglia in campo e lo distrusse psicologicamente. Lo distrusse psicologicamente, tanto è vero che si racconta un aneddoto che lui, verso marzo del 2002, l'annata da rookie, prese una multa per eccesso di velocità, che insomma è una cosa da... La cosa che è capitata da Paperini, insomma. Niente, lui ha detto, ai poliziotti disse, tranquilli, pago quello che volete, basta che non lo dite a Michael Jordan. Terrore psicologico di Michael. Sì, diciamo, basta non lo dite a mio padre, lui, basta che non lo dite a Michael Jordan. Le gente che girano intorno a quella Washington fanno rivalutare un po' anche la figura di Pippen, nel senso che ne è stato martoriato i primi anni, nel senso, forse più forte di quel che si pensa. Come vabbè, Jordan diciamo, organizzò degli scambi particolari, sì, assolutamente. Qui possiamo vedere Kobe che sta raccontando un aneddoto bellissimo di Kobe, sì. Che a quanto pare una volta solo sotto canestro era già girato a guardare il rimbalzo. Sì, perché dopo anni fantastici a Washington fu ceduto ai Lakers. E addirittura ci fu un momento in cui sembrava quasi... Per i curiosi suggerisco, basta scrivere Kobe Bryant, Kobe Brown, esce questo video, ascoltatelo. Diciamo, sembrava che potesse rinascere Lakers. La carriera invece no, insomma, veramente racconta Kobe questo episodio in cui, partita punto a punto, tutti i Pistons nell'azione decisiva si chiudono ovviamente su Bryant, vede Kwame Brown da solo e lui gli passa una palla, solo su questo canestro. Solo che Kobe era girato ad aspettare il rimbalzo, quindi questa palla gli arriva addosso. Nel time out Kobe va a fare il cazziatone e la difesa di Kobe Brown, come potete vedere, è stata no, non me la devi passare. Io ero in rimbalzo, perché lui reggeva le responsabilità. Vediamo cosa pensavano in America di lui. Qui quando sono scambiato questo Zanza, if you are a quality team in playoff contention, it really doesn't mean that much. That's number one. Number two, and more importantly, Kwame Brown is gone. The City of Angels, Hollywood, just should be celebrated. Throw up parade already, whether you win a championship or not. This man was a bona fide scrub. He can't play. No disrespect whatsoever, but I'm sorry to tell everybody the truth. The man cannot play the game of basketball. He has small hands. He can't catch the ball. He's got bad feet. He can't really move, even though he's mobile. Doesn't really know what he's doing. Doesn't have a post move that he puts to memory that he can do two times in a row. He has no game whatsoever. Plays no defense. Doesn't have the heart, the passion, or anything that comes with it. And you're asking me whether this they gave up too much? Please, the Los Angeles Lakers knew exactly what they were doing. They should be celebrating right now, and Kobe Bryant should not be saying a word. Steven Smith, che è uno dei giornalisti, diciamo, sportivi più quotati, anche più al betriolo, no? Sì, diciamo. Sì. Anche se segue spesso i Lakers, tra l'altro. Sì, sì, sì. Commentava praticamente la trade attraverso cui i Lakers avevano acquisito da Memphis Pogasol e
La domanda del povero intervistatore era: ma non è che i Lakers hanno dato via un po' troppo a Memphis per come prendere avete Gasol? Capito, a quanto pare Comic Brown l'ha visto come una nota positiva, non come qualcosa che dire che i Lakers hanno perso. Dove è andato a finire poi il povero Comic? Allora, Memphis, come abbiamo potuto vedere, dove tra l'altro ha fatto coppia con Darko Milicic, che era stato acquistato l'estate precedente come free agent di spicco. Sapevano quello che stavano facendo, quindi hanno avuto Milicic e Kobe Brown per un mese. Pensa il povero Mike ai Varoni che ha dovuto vedere allenare. Va bene, allenare prove grosse, perché penso che ci sia poco da allenare in quei casi. Mamma mia. Poi diciamo, come finisce la sua carriera? Poi va a Charlotte. Ah, è vero, c'è Charlotte, però prima poi finisce a Golden State. Poi finisce a Golden State, l'abbiamo già potuto vedere. Ora, insomma, vorrei dire, penso che sono stati ripagati in questi ultimi due anni quello che sta succedendo a Golden State. Però se vi chiedete, stanno avendo culo, guarda che squadra, se li invidiate, pensate a cosa hanno dovuto subire per 2-3 anni. Pensate a una cosa: qual è l'ultima stagione in cui hanno un record negativo? 2011-2012. Guarda che Kwame Brown ha giocato nei Warriors 2011-2012. Ops. Qua tra l'altro vediamo Rashid che prova a spiegargli qualcosa, e penso che io davanti a una cosa del genere mi fermo. Dan, here you go, everybody agrees with you about Dwight Howard, 77%. They didn't have Kwame Brown. No, I'm just kidding. I'm teasing. L'ultima dell'anno, ragazzi, l'ultima dell'anno. Sì, 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 quindi pensa che hanno fatto che hanno fantastico per Kwame. Vabbè, infatti, se ci pensi, noi adesso stiamo fatto sempre gli spiritosi, c'è stata la Javale McGee mania. Cioè, Kwame Brown era veramente anni avanti. Ma io penso che sia stato fin troppo. A un certo punto eravamo stanchi di dire ci sono, è stato grottesco. Che non avevamo tutta questa esposizione mediatica noi, quindi magari. E nonostante ciò, comunque abbiamo YouTube che è piena di video su Kwame Brown. Pensa, ragazzi, veramente l'esposizione mediatica di adesso all'epoca di Kwame Brown e Milicic. Sì. Comunque io inizio già a salutare tutti, perché voglio dirlo, abbiamo chiuso alla grande, era facile, per merito loro, e che dirvi, vi lasciamo alle parole di Buffo e Tranquillo, che raccontano uno degli ultimi amarissimi episodi di carriera di a Brown, Philadelphia, che non avevamo detto, stavo anche là. Bene, un saluto a tutti e grazie per averci ascoltato. Ciao! Che carte, ragazzi, sta giocando con una semplicità e un'efficacia fuori dalla norma. E fallo su Quamone alla Shaq. Dolore. Mandato in lunetta. Mandato in lunetta. La scelta di Carlisle per cercare di recuperare 56 secondi per fare una cosa del genere, che Carlisle, da vice allenatore di Larry Bird, concorse a fare in una famosa partita in cui Shaquille O'Neal a livello di finale NBA di liberi ne tirò 40, e più allora, o meno con la meccanica di Kwame. Esatto, si addormenta sul primo ferro. Faccio un tifo tremendo per chi è stato vittima di questo oltraggio da NBA. Beh, è andata grassa, quel primo. Ho voluto appositamente condire col silenzio il secondo. Esatto, il grande telecronista sa quando stare zitti, scusatemi. Qua mi va a commettere fallo, come dire, ah, fate fallo voi, allora faccio fallo anch'io. Ma qua però non funziona così. Anche Collins stimola Pessi allo stesso modo.